durante l'operazione di verniciatura possono presentarsi vari problemi che obbligheranno il professionista a ripetere il processo. Uno dei difetti più comuni è quello noto come effetto buccia d'arancia. Questo problema viene causato dalla mancanza di dilatazione o livellamento della vernice, che rende la superficie rugosa, simile a una buccia d'arancia. La sua insorgenza è dovuta a vari fattori. Dobbiamo regolare correttamente pressione, flusso di prodotto e getto a ventaglio dello strumento di applicazione, in base alle specifiche della scheda tecnica, per ottenere uno spruzzo omogeneo e uniforme. Troppo carico di prodotto per strato e troppa distanza tra la pistola a spruzzo e il pezzo avranno come conseguenza uno strato meno uniforme. Secondo la temperatura ambiente sarà opportuno scegliere il catalizzatore e solvente da applicare secondo la loro velocità di essiccazione. Un'altra causa può essere l'eccessiva viscosità della miscelazione, che implicherà anche un'elevata viscosità di applicazione. Per risolvere il problema possiamo diminuire la viscosità aumentando leggermente la diluizione della miscelazione. Una corretta preparazione del fondo, che rispetti i tempi di essiccazione e permetta di ottenere una superficie uniforme, sarà essenziale se vogliamo evitare la formazione dell'effetto buccia d'arancia. Se il difetto è presente solo sulla zona superficiale del pezzo, prima di tutto levigare la zona con una carta abrasiva P1002 o P1005. Una volta carteggiata la superficie, procedere alla pulitura della polvere generata con uno sgrassatore e un panno in microfibra. In seguito applicare una lucidatura con la lucidatrice, assicurando così una pressione e un movimento omogenei. Se lo spessore del difetto è eccessivo, la superficie dovrà essere preparata a un processo completo di riverniciatura. Si carteggerà la superficie fino a rimuovere il danno, quindi si applicherà il fondo riempitivo e la finitura finale.